Ciao amici, per oggi ho pensato di proporvi degli sformatini a base di ceci, carote e ricotta, accompagnati da una salsina aromatizzata all'arancia. Allora, sarà come sempre una ricetta semplice e gustosa che spero vi ispiri e vi tenga compagnia. Partiamo dal primo ingrediente che è la ricotta. Ne mettiamo 150 grammi in un contenitore. Io utilizzo in questo caso la ricotta di pecora. Potete utilizzare sia la ricotta mista che eventualmente quella vaccina. Quindi ricotta, un po' di parmigiano, ne metteremo circa 20 grammi, un uovo. E poi mescoliamo il composto. Insaporiamo il composto con un pizzico di sale e una macinata di pepe, a piacere ovviamente. Dopodiché, questo composto lo divideremo in due, lo mettiamo direttamente all'interno di un frullatore. Mettiamo metà del composto con 150 grammi di ceci già lessati, mentre l'altra metà del composto la frulleremo sempre dentro un robot, un frullatore, con delle carote lessate. Allora, vedete che ho utilizzato, io nel mio caso il Bimby, ho preparato questo composto, quindi con la crema di ricotta e i ceci. All'interno del vaso del Bimby adesso metto la seconda cremina, ossia 150 g di carote che prima ho fatto lessare in un goccio d'acqua col sale, la parte restante della cremina di ricotta e ho insaporito con 30 g di senape. Adesso frullo per avere la seconda crema. Ecco la nostra seconda cremina di colore arancione, molto carina. La metto nel contenitore, poi la mescolerò bene, insaporendola di sale e pepe. Allora, iniziamo con la crema di ceci, ricotta e ceci, e ne mettiamo un bel cucchiaio sul fondo di ogni contenitore. Io farò 6 contenitori da creme caramel. E la cremina di ceci, poi la ricopro con la cremina di carote insaporita alla senape. Riempirò tutti i miei stampini e poi le cuoceremo a bagnomaria in forno. Ho riempito i contenitori e li ho messi dentro questa teglia che adesso riempirò per circa tre quarti di acqua e poi posso metterla nel forno a 180 gradi dove farò cuocere i miei sformattini per 30 minuti. Mettiamo adesso 8 grammi di fecola in un tegame, ci ho messo un po' troppo. Ecco fatto, un cucchiaino, per fare la salsina d'accompagnamento ai nostri sformattini. Allora, ho spremuto, vedete, un'arancia e ne ho ottenuti 80 grammi di succo che adesso impasto con la fecola in modo da ottenere una cremina senza grumi, quindi tutto a freddo in modo che non si formino i grumi. Mi metto tutto il succo. Poi ho preparato anche 80 grammi di latte di mandorle. Se non avete latte di mandorle, potete benissimo utilizzare il latte tradizionale. Chiaramente il latte di mandorle con l'arancia dà un profumo e un sapore molto interessanti. Aggiungo anche quindi 80 grammi di latte di mandorle. Metto un pizzico di sale, una grattatina di pepe e adesso faccio addensare la salsina sul fuoco.
La nostra cremina si è addensata, quindi ho spento già il fuoco e una volta che abbiamo ottenuto la consistenza giusta, aggiungiamo un po' di succo d'agave oppure un cucchiaino di miele e poi lasciamo la nostra salsina ad aspettare l'uscita degli sformatini dal forno. Gli sformatini sono pronti, ho buttato via l'acqua, adesso siamo pronti per impiattarli. Eccoli, vedete bene con i due colori. Li completiamo con la nostra salsina che naturalmente se nel frattempo si dovesse essere addensata, ecco, facciamo muovere un po', possiamo rendere ancora un pochino liquido aggiungendo un goccio di latte di mandorle o di latte tradizionale a seconda di quello che avete deciso di fare. Io completo anche per motivi di amore verso le erbe e tutte le loro proprietà anche difensive e quindi in questo momento sono assolutamente raccomandate e completo con un pochino di timo che io ho nel mio giardino di casa. Dopodiché direi che siamo pronti per gustarci il nostro sformatino che spero vi piaccia, quindi buon appetito amici, ciao!